siano dei libri e quindi delle persone che sono in grado di cambiare la nostra vita. Qualche anno fa io, passeggiando per i vicoli di Napoli, vidi un libro, Memorie di quando ero italiano, autore Nicola Zitala. Sfogliai, lo guardai e lo posai. Feci 3 mesi e lo presi e l'ho comprato. Ecco, quel giorno è cambiata la mia vita. Quel titolo così provocatorio, Memorie di quando ero italiano, poi leggerlo, rileggerlo e capire che l'autore, Nicola Zitala, classe 1927-28, circa 50 anni più di me, descriveva dei problemi che erano gli stessi problemi che vivevo io a Nocera Superiore, quindi ben distante da Siderno, ma come dire, la realtà era la stessa, nonostante fossero passati 5 decenni e nonostante la distanza geografica che separa i due centri. Quindi evidentemente qualcosa non va. Poi ho avuto modo di, attraverso internet, di conoscere Nicola Zitala e il sito, ed è stata anche la conoscenza di persone ancora più stimolante, ancora più viva. Tra queste persone che da sempre, ecco, è attivo per la riscoperta della nostra storia, per la valorizzazione della nostra cultura, per la riscoperta del nostro orgoglio di essere napoletani, laddove per napoletano io intendo abitante di tutto quello che per 7 secoli è stato il Regno di Napoli, c'è sicuramente Lorenzo Terzi, che 10 anni fa circa, se non di più, ha collaborato molto attivamente con il compianto Roberto Maria Selvaggi in quella avventura sicuramente esaltante che è stato Sud Quotidiano. Quindi io cedo volentieri la parola a Lorenzo, che appunto ci parlerà del pensiero di Nicola Zitala. Allora, grazie a Vincenzo e grazie soprattutto per aver ricordato questa esperienza, come diceva lui, esaltante del Sud Quotidiano, che in realtà quotidiano non fu mai, perché era un giornale che usciva ogni settimana in tutte le edicole, ed è stato credo l'unico caso di giornale meridionalista di un certo tipo, che tra l'altro ha ospitato anche non pochi articoli di Zitala, che avesse questa capacità di espansione. Poi naturalmente l'esperienza è terminata, perché appunto noi non abbiamo il retroterra che, come ricordava prima Angelo, hanno per esempio alla grande stampa al nord, per cui siamo un po' fai da te anche in questo settore, e il sud si reggeva esclusivamente sul Selvaggi, anche dal punto di vista materiale, e purtroppo la sua fine segnò la fine di una voce, secondo me importante, importantissima, che giungeva in tutto il sud e causò anche un'enormità di problemi allo stesso Selvaggi per evidenti motivi. Ma voglio parlare adesso, appunto, come annunciava prima Vincenzo, di Nicola Zitala, tracciando un po' per grandi linee diciamo quella che è l'evoluzione del suo pensiero, che poi evoluzione vera e propria non è, è piuttosto un'applicazione dei presupposti da cui egli partiva, dei presupposti culturali e ideologici, ad un'analisi sempre più dettagliata, sempre più particolareggiata e sempre più profonda della condizione sociale, economica e umana dei meridionali. Nicola Zitala dunque approda dal socialismo al separatismo rivoluzionario in virtù della propria esperienza di imprenditore meridionale e di attento lettore della realtà economica e politica del Sud, analizzata attraverso una chiave di lettura marxista assolutamente libera, sebbene rigorosissima. Nel suo pensiero, per fortuna, non si ritrova alcunché della forma mentis del marxista ortodosso, plumbeo meccanico ripetitore di un'interpretazione ufficiale di Marx, che come tutti gli schemi applicati in astratto sulla realtà, non è in grado, alla prova dei fatti, di spiegare le vere dinamiche che muovono una società concreta, viva, ancorché piegata dal sottosviluppo come quella meridionale. Il marxismo del grande sidernese è definito da lui stesso come un socialismo capace di avere perplessità, timori e rispetto dell'umana dignità. Abbiamo non a caso usato il verbo approdare a proposito del passaggio di Zitala al separatismo rivoluzionario. In verità non esiste una sostanziale discontinuità, come dicevo prima,
tra Nicola Zitara, giovane militante socialista, e l'anziano indomito combattente per la libertà del Sud che noi abbiamo conosciuto. Gli stessi principi, il medesimo anelito di giustizia sociale, di affermazione del dovere morale della solidarietà tra gli uomini, inducono lo scrittore e uomo politico calabrese a meditare incessantemente lungo tutto l'arco della sua lunga vita sui rapporti di produzione che rendono alcuni popoli schiavi di altri, sulle dinamiche perverse che consentono a una parte ristretta dell'umanità di usufruire del pieno impiego, mentre condannano la maggioranza degli uomini alla disoccupazione o alla sottooccupazione. Eppure, anziché far rifluire questi pensieri e sentimenti in un generico, in definitiva, innocuo terzomondismo, Zitara compie la scelta più difficile. Unisce la sua voce a quella di coloro i quali, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, pongono in termini nuovi la cosiddetta questione meridionale, due nomi per tutti, Edmondo Cavicerato e Antonio Carlo, riformulando completamente i termini di essa, oltre e contro il meridionalismo classico, che era quello che ricordava appunto Angelo. Risultato di questa audace riflessione sono innanzitutto i numerosi articoli apparsi sul Gazzettino dell'Ionio, Quaderni Calabresi, Il Volantino, nonché sulla rivista elettronica Fora, cui Zitara dedicò moltissimo tempo ed energie negli ultimi anni della sua vita. Ma le tesi dello scrittore di Siderno sono delineate in tutta la loro organicità e complessità nelle poche, densissime monografie che coronano la sua bibliografia. L'Unità d'Italia, nascita di una colonia, pubblicata nel 1971 dalla casa editrice Jacabuc di Milano, più volte riproposta e infine riedita postuma dallo stesso editore che l'aveva tenuta al battesimo, Il proletariato esterno, uscito sempre con i tipi di Jacabuc nel 1972, il romanzo storico Memorie di quando ero italiano, edito dall'autore nel 94, quindi interamente rifatto e pubblicato, ancora una volta a spese di Zitara, con il titolo di O solo sei morto, nel 2004, Negare la negazione, introduzione al separatismo rivoluzionario, cura di Giuseppe Cangemi, saggio del 2001 stampato dalle edizioni Città del Sole di Reggio Calabria, che contiene anche il pamphlet Tutta legalità per una teoria politica del separatismo rivoluzionario, apparso dapprima sulla rivista Separatismo, quindi come estratto a sé stante nel 1996 in tiratura limitata. L'ultima opera, la più impegnativa dal punto di vista teoretico e storiografico, è l'Unità truffaldina, poi intitolata La legge di Archimede, l'accumulazione selvaggia nell'Italia unificata e la nascita del colonialismo interno, pubblicata in versione elettronica, infine edita postuma in versione cartacea da Jacabuc con il titolo Invenzione del Mezzogiorno, una storia finanziaria, che è questo appunto. L'autore aveva appena terminato di correggere le ultime bozze di questo lavoro estremamente complesso quando la morte lo ha colto il pomeriggio del 1 ottobre dello scorso anno 2010 nella natia Siderno, dove era nato il 16 luglio del 1927. Il curriculum pubblicistico di Zitara si presenta dunque ragguardevole per quantità e qualità. Come abbiamo accennato, la forza del messaggio dello scrittore politico sidernese risiede nella salda coerenza tra fede politica e vita, nella conoscenza profonda degli uomini e della realtà concreta, nell'osservazione dall'interno delle dinamiche economiche che governano la produzione e il lavoro. Possiamo farci un'idea più precisa della varietà dell'esperienza umana e intellettuale di Zitara, accennando assai brevemente alla sua biografia. Per far questo, attingiamo alle scarne note dettate dallo scrittore stesso per il sito internet www.eleaml.org, che ospitava e tuttora ospita la rivista elettronica Fora. Nato a Siderno, come abbiamo ricordato sopra, il 16 luglio 1927, da padre oriundo amalfitano e madre di origine siciliana, Nicola Zitara compie gli studi classici a Locri. Nel 1944 fonda la sezione del Movimento Giovanile Socialista insieme con Oreste Sorace e Fausto Calderazzo. L'anno successivo è a Napoli, dove si iscrive a giurisprudenza, continuando l'attività politica accanto a San Leopertini. Nell'ottobre del 1948 si trasferisce a Modena per fare un'esperienza da cooperativista. Conseguita la laurea con una tesi su Grozio e sul diritto naturale, dopo un breve tirocinio da praticante avvocato, lavora per molti anni nell'azienda commerciale del padre. Alla fine degli anni 50 Zitara si reca di nuovo al nord, a Cremona, dove insegna diritto ed economia. Torna a Siderno dopo la morte del padre, nel 1961. Nel 1962 avvia una piccola fabbrica di mobili, che però non riesce a decollare, tanto che è costretto a chiuderla dopo 3 anni. Nel frattempo continua intensa la sua militanza politica e si approfondisce il suo lavoro intellettuale.
dal 1961 al 1967 è vice direttore del Gazzettino dell'Ionio. Nel 1968 assume la guida di Quaderni Calabresi, una testata che tuttora esiste ma che conobbe il suo periodo di maggior lustro alla fine degli anni 60, specialmente in occasione della cosiddetta rivolta di Reggio, della quale parleremo fra poco. Nel 1969 Zitara riprende l'attività di docente a Vibo Valentia, lascia definitivamente l'insegnamento nel 77 per assumere il posto di bibliotecario nella biblioteca comunale di Siderno. Il resto è storia recente. Come si può notare da questa breve, necessariamente stringata, bio-bibliografia, il bagaglio di esperienze umane e intellettuali su cui Nicola Zitara ha fondato il suo pensiero e la sua opera è davvero imponente. Non ci stancheremo mai di ripetere che il maggior pregio del suo lavoro di pensatore è consistito nell'aver fatto dipendere la speculazione teorica dall'osservazione e dall'analisi della vita concreta degli uomini e della loro resistenza di lavoratori. Egli stesso descrive le tappe della sua formazione e rende conto di esse in una memorabile pagina di Memorie di Quand'ero Italiano. Scrive Zitara: «Certamente la mia coscienza socialista non è nata da precisi e determinati episodi. Tutta la prima parte della mia esistenza è stata un tragitto attraverso la miseria, mentre io ero in groppa a una immeritata condizione di benessere. Tutta la seconda parte è stato il tragitto di un intellettuale che si chiede perché questo mio popolo non si batte. Quando ho potuto credere che la miseria fosse finita, ho visto le soffitte di Torino e i miei conterranei, il mio popolo, viverci dentro come topi. Ho visto la superbia di chi avrebbe dovuto capire, perché sosteneva di essere esso stesso popolo, classe, rivoluzione. Ho visto l'intolleranza e il disprezzo, l'ingordigia, ed ora odio l'ipocrisia di un mondo e di una cultura che prima amavo e che mi era sembrata la quintessenza della civiltà. Quelle città odorose di muffa, ordinate e quiete, ricamate di campanili e di portali, quelle caffetterie impregnate di vainiglia, quegli uomini cortesi e che credevo intelligenti, i loro uffici ingannevolmente efficienti, le colline e le pianure sempre verdi. Prima che emotivo è un odio razionale, voluto, che cerco di trasmettere. Un odio rivoluzionario perché si incardina nella lotta per la fine del profitto, sia come meccanismo istintivo primordiale dell'agire economico, sia come morale corrente, come etica sociale. Nel corso degli anni 50, Zitara comincia a maturare il suo distacco dal socialismo istituzionale, ma non dall'ideologia socialista, alla quale resterà fedele fino alla fine della vita. Per me il Partito Socialista fu una cosa importante, ma a un certo punto ho preferito tenermi l'idea e lasciare il partito. Così scrive in Memoria di Quand'ero Italiano. Per quanto consta chi vi parla, la causa scatenante della radicalizzazione del meridionalismo di Zitara e della sua svolta verso il separatismo rivoluzionario è rappresentata dalla cosiddetta rivolta di Reggio. Ricordiamo brevissimamente i fatti. Dal luglio del 1970 al febbraio del 1971 scoppiò a Reggio Calabria una sommossa popolare, in seguito alla protesta dovuta alla decisione di collocare il capoluogo di regione a Catanzaro. Le redini della rivolta furono prese dalle forze di destra, in particolare dall'allora Movimento Sociale, al grido di boia chi molla. Lo Stato italiano reagì con la banalizzazione della protesta sul piano mediatico e con la militarizzazione della città, contro la quale furono inviati addirittura i carri armati. Il bilancio finale degli scontri fu di 6 morti, 54 feriti e migliaia di manifestanti arrestati. In questo frangente i Quaderni Calabresi si distinsero per l'acume dell'analisi e per la denuncia delle vere cause della rivolta, che erano da ricercarsi nella decadenza in cui era sprofondata la stessa Reggio Calabria, principalmente a motivo del peggioramento delle ragioni di scambio tra prodotti mediterranei, agrumi in primis, e prodotti agricoli continentali. In Negare la negazione, Zitara ritorna sui fatti del 70 e ne fornisce una lettura tanto per cambiare scomoda e assai critica verso le forze sedicenti democratiche. Così egli scrive: «Il vero snodo della cosiddetta rivolta fascista sono i partiti e il sindacato. Si tratta di istituzioni che in una società democratica corrispondono a bisogni concreti. Nell'Italia del 1970 i partiti di sinistra si dicono nati dalla resistenza, e lo sono veramente. Il sindacato sostiene di organizzare le forze del lavoro, e lo fa veramente. Il male oscuro degli uni e dell'altro sta altrove, precisamente nel fatto che entrambi non raccolgono e non esprimono la realtà meridionale. Il Sud in quanto collettività economica, il Sud collettività morale è ignorato, anzi deve essere ignorato, se non si vogliono trascurare gli interessi prevalenti della metropolis». La critica di Zitara investe dunque lucidamente e spietatamente tutta la storia del movimento di sinistra in Italia, da lui definita separativa ed egoistica fin dalle origini,
sin da quando, cioè alla fine dell'Ottocento, i deputati socialisti avevano fatto orecchio da mercante all'invocazione di solidarietà